Laura Dorlando è la candidata sindaco del centrodestra al comune di Tolmezzo per le prossime elezioni amministrative. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti. La prima domanda, grazie. La prima domanda è banalissima. Com'è nata, insomma, la scelta di candidarsi e come si è arrivati al suo nome? Al mio nome si è arrivati coinvolgendo, innanzitutto mi preme dirlo, tutta la coalizione del centrodestra locale, tolmezzino, ma anche la mia disponibilità è stata richiesta e anche da una parte della società civile. La mia disponibilità è venuta quindi di conseguenza a una richiesta che mi ha lusingato e che mi ha fatto indubbiamente molto piacere. È stato un ragionamento di gruppo che ha visto la volontà di un cambiamento, un rinnovamento con una persona che appunto uscisse da quelli che possiamo definire gli schemi di partito e che fosse, infatti mi candido come candidato indipendente, io non ho tessere di partito, e che fosse così una persona che potesse far parte di un progetto di rinnovamento che è stato quindi sposato e condiviso dalla coalizione di centrodestra di Tolmezzo. Questa è la nascita del mio nome, della mia candidatura, in poche parole. È il suo primo impegno politico? È il mio primo impegno politico, e questo è chiaro, un impegno politico che nasce, come vi dicevo, da questa richiesta che io ho abbracciato con estremo senso di responsabilità e che è legata indubbiamente a una mia anche personale attaccamento profondissimo alla comunità in cui sono cresciuta e poi ho deciso di continuare a vivere. Ho deciso ormai da tempo di mantenere infatti qui a Tolmezzo i miei affetti, la mia famiglia e la mia attività professionale. E questa è stata una scelta voluta, e quando appunto c'è stata la richiesta di mettermi a disposizione in questo momento anche a livello più ampio di comunità tolmezzina, proprio questa passione civica che ha sempre caratterizzato me, il mio temperamento e anche potrei dire la mia famiglia, mi ha spinto, ripeto, con un senso di responsabilità molto profondo che vivo e che condivido con le persone che sono al mio fianco e che ringrazio anche in questa occasione per la stima che hanno riposto nella mia persona e rispetto alla quale sicuramente l'impegno mio, ma di tutto il gruppo, sarà un impegno determinato, forte, un impegno che andrà avanti da adesso in poi. Sarà un impegno che quindi riguarderà questa comunità, l'amministrazione del nostro comune, rispetto a un impegno che sarà deciso e che nel modo di vedere mio, ma anche delle persone che sono a mio fianco, io mi sento anche di cogliere l'occasione qui che è al mio fianco anche oggi, di ringraziare veramente di cuore Dario Zearo per la fiducia riposta e per averlo a mio fianco in questo lavoro, in questa condivisione di un progetto che nel nostro modo di vedere riguarda in primis Tolmezzo, ma va anche oltre Tolmezzo questa prospettiva, perché Tolmezzo è strettamente, deve recuperare il ruolo di centralità rispetto a tutta la Carnia, ma anche cominciare a diventare un serio interlocutore politico per tutta la montagna della nostra regione. Quindi la prospettiva che abbiamo è questa. In prima battuta mi sento di fare questo così flash. Hai parlato rapido di famiglia, che cosa ha imparato papà Sergio? Beh sì, mio padre senz'altro mi ha trasmesso, ed è indiscutibile, un senso civico e un senso del dovere, anche un senso del sacrificio
cosa vuol dire anche impegnarsi anche in modo duro, anche per la propria lavoro, in primis all'interno della famiglia e anche nella comunità, se c'è la chiamata, la richiesta, anche nella comunità in cui si decide di vivere. Quindi una passione, un attaccamento, quello che dicevo prima, senz'altro fortissimo, che ho sempre avuto da sempre e che è quello che oggi, appunto, un solco che mi è stato tracciato anche da mio padre e che senz'altro è quello che ho intenzione di seguire. Candidato, anche in questa occasione, scusa. Candidato sindaco donna per Tolmezzo non è certo usuale, è anche un motivo di orgoglio, fra l'altro stiamo proprio registrando l'8 marzo, quindi... una coincidenza, no? Singolare, sì, il primo candidato donna, donna che ha una sua famiglia, che ha deciso di far crescere, di avere, di far crescere qui la propria famiglia, i propri figli, e che è anche una donna che ha una professione, che quindi è impegnata e sa cosa vuol dire appunto vivere a Tolmezzo con una famiglia, figli, attività professionale, persone che lavorano con e per te, e quindi tutto questo sì, mi caratterizza ed è quella parte di me che comunque metterò anche in questa esperienza, tutto questo vissuto. Giudizio nei 5 anni di amministrazione Brollo? Io giudizi su questi 5 anni di amministrazione che sono stati questi ultimi 5 anni, mi limito a dire semplicemente che da cittadina, per quello che ho potuto vedere, ritengo che l'amministrazione Brollo abbia registrato gli avvenimenti che si succedevano, mentre quello che noi vogliamo fare è farli accadere, non limitarci a registrarli. Ecco, ovviamente da poco, insomma, è ufficialmente candidata, quindi immagino che il programma sia work in progress, ma c'è qualche punto sul quale ha già puntato? Guarda, anticipare oggi, domani c'è una conferenza stampa che si sa già che si terrà domani, anticipare oggi anche in assenza di quello che è il mio gruppo di lavoro, le persone che mi stanno a fianco, con le quali stiamo lavorando in modo molto serio, non lo troverei oggi corretto. Stiamo lavorando, senz'altro le linee guida del programma sono molteplici, senz'altro mi sento di dire, dando così degli spunti molto generici, che senz'altro un'attenzione particolare verrà data a quelli che sono i servizi sociali essenziali. Quando parlo di questo mi riferisco senz'altro al nostro ospedale, ma per me rimane anche sempre aperto il discorso di un presidio di giustizia al servizio dei cittadini della montagna, e poi penso alle attività produttive, alla volontà appunto come capoluogo della Carnia, ma ripeto, Tolmezzo deve avere un ruolo importante, deve essere un interlocutore politico per me e per il gruppo con il quale sto lavorando, per tutta la montagna friulana. E questo proprio è strettamente legato al problema dell'occupazione, all'impiego sul territorio dei giovani, o guardo soprattutto ai giovani e alla prospettiva che dobbiamo essere in grado, lavorativa in primis e quindi poi familiare di conseguenza, per poter rimanere a vivere in montagna. In montagna, in Carnia, a Tolmezzo, perché proprio il messaggio è questo, forte, creare le prospettive perché qui si possa rimanere a vivere e a vivere anche bene, svolgendo il proprio lavoro. Quindi un occhio senz'altro di riguardo, un'attenzione importante a quello che è l'occupazione, è senz'altro uno dei punti forti, credo, sono sicura, del nostro programma e dell'impegno, ripeto, forte, che metteremo a disposizione. Saremo senz'altro
un gruppo di ascolto, ascolteremo quelle che sono le istanze, le esigenze del nostro territorio per proprio farci poi portavoce al di fuori di Tolmezzo, al di fuori della Carnia, delle esigenze di Tolmezzo e della montagna, proprio per essere noi protagonisti delle scelte che vengono fatte e di quelle che sono i bisogni che devono essere soddisfatti. Come giudica le prese di distanza dei consiglieri attuali d'area, parliamo di Marconi, di Martini, per non parlare di Riolino, che era stato inizialmente il candidato di Forza Italia? Guardi, su questo argomento io mi sento solo di dire che per me è un dispiacere personale, senz'altro, e vedere che certe persone che hanno un'esperienza amministrativa non vogliano partecipare a questo progetto di rinnovamento serio. È un dispiacere, perché il progetto di rinnovamento è serio, è condiviso da un gruppo coeso, e sentire che due persone, o tre, insomma, poi i numeri due o tre sono questi, non vogliono partecipare a un progetto, fa dispiacere, soprattutto quando si parla di un progetto nuovo. Ciò detto, mi auguro, e non voglio credere, che queste scelte personali siano dettate da motivi squisitamente utilitaristici, perché la cosa veramente sarebbe particolarmente dolorosa. Ciò detto, ciò che conta per me è la chiarezza e le motivazioni che spingono il gruppo che lavora, sta lavorando in modo unito con me, e quelle che sono le mie motivazioni. L'entusiasmo c'è, sta crescendo di giorno in giorno, e quindi concentriamoci su tutto il lavoro che c'è da fare e su un gruppo che veramente sta lavorando già bene. Un'ultima cosa, avvocato D'Orlando, ha già pensato in caso di elezione come farà a collimare il ruolo di sindaco con la sua attività lavorativa? Sì, questo senz'altro è stato una bella riflessione che mi ha coinvolto, ha coinvolto me, le persone che lavorano con me, la mia famiglia, ed è stata una riflessione profonda che ho dovuto fare. E certo, sì, dovrò, e ho già programmato anche quella parte della mia vita, in modo tale che comunque l'attività professionale e la famiglia in qualche modo partecipino, no? E non subiscano senz'altro questa scelta, per la quale ci sentiamo assolutamente pronti.